erano dietro, abbiate e sarebbero entrate facendoci tutti, secondo me, un'emozione diversa. Abbiamo avuto un piccolo incastro con tutti i permessi del caso e quindi non ci siamo potuti godere fino in fondo questo momento, e di questo vi chiedo scusa, ma appena saremo fuori da qua e appena saremo in pista sono sicuro che l'emozione di sentire il bicilindrico in moto sarà ancora più coinvolgente. Siamo pronti per fare una rapida carrellata, perché poi avremo modo di approfondirlo attraverso le domande, attraverso la presentazione tecnica che faremo nella presentazione in pista, sulle caratteristiche di questa moto, che rappresenta per noi un vero segno di discontinuità, rappresenta per noi un vero punto di rottura su moltissime scelte precedenti e rappresenta per noi l'unico modo che avevamo per fare questo salto generazionale che ci eravamo prefissi. Questa moto è basata su due pilastri fondamentali, che sono un motore completamente riprogettato e uno schema di telaio, quindi un completamento motore telaio completamente ridefinito. Il motore completamente riprogettato ha lo scopo fondamentale di darci la possibilità di ottenere due risultati. Il primo era quello di ottenere un tipo di montaggio, motore telaio, che ci permettesse la riduzione di peso che cercavamo, come vedevamo, e il secondo era quello di spostare il livello delle prestazioni più avanti rispetto a quello che avevamo ottenuto fino a quel momento. Visto che parliamo di motore, credo che sia interessante vedere un piccolissimo contributo che ci fa vedere il motore come si assembla nelle sue parti fondamentali.